Si è aperta ufficialmente questa mattina la 16ª edizione di Napoli Comic Con, in programma dal 1 al 4 maggio alla Mostra d'Oltremare. Tema di quest'anno, il rapporto tra il cinema e il fumetto. Decine di migliaia i ragazzi che sin dalle prime ore del mattino hanno affollato l'ingresso principale della mostra da Piazzale Tecchio, costringendo gli organizzatori ad aprire i cancelli in anticipo. Straordinaria dunque la risposta di pubblico verso un evento che è diventato negli anni una tra le principali kermesse europee dedicate al mondo del fumetto. C'è un entusiasmo qui dalle prime ore, tantissimi giovani, giovanissimi, una mostra eccellente, bellissima, piena di fantasia, creatività, cultura. Poi questo omaggio alla città con Topolino che ci dà la copertina e anche il Vesuvio che fa parte di altre copertine, quindi veramente Napoli protagonista, e siamo felicissimi che questa è la più grande mostra dei fumetti d'Italia dopo Lucca, quindi speriamo che si vada sempre meglio e complimenti agli organizzatori. Saranno presenti tutte le principali case editrici, tra cui la Panini, che ha dedicato quest'anno a Napoli e al Comic Con un bellissimo numero di Topolino. Quest'anno nuovo record di partecipazione da parte di editori da tutta Italia. Qui siamo allo stand della Panini che con le sue divisioni Disney ci ha voluto omaggiare, la copertina di Topolino, la copertina della nuova collezione con Amelia, per cui siamo veramente fieri, insomma, di aver portato Napoli anche sulle copertine dei più importanti fumetti. Sembra che ci sia addirittura più gente dell'anno scorso, noi pensavamo di aver raggiunto il nostro massimo, insomma abbiamo più padiglioni e più spazio, sono già in fila più di 15.000 persone, speriamo che i 4 giorni siano un successo per tutti, soprattutto per tutti i visitatori e gli espositori. Non mancheranno le sezioni parallele, come il Gamecom dedicato al mondo del gioco e del videogioco, Cartuna con il suo programma di proiezioni e incontri sul cinema di animazione e le web series, e l'Asian Village dedicato ai concerti e agli incontri della cultura asiatica, con l'immancabile e sempre più importante Comic Con Cosplay Challenge. Tanto spazio infine anche per i più piccoli, con la grande area Comic Con Kids. Il biglietto intero, valido per tutti e 4 i giorni dell'evento, costa 12 euro. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.